Buon pomeriggio a tutti, chiaramente sono qui come universitario e quindi diciamo così voglio portare un po' il punto di vista dell'università in questo tema, no? Che riguarda il conflitto di interessi della ricerca. Non so se mi sentite bene, forse così è meglio, vediamo un attimo, forse così mi sentite bene immagino. Ecco, prima di dare la parola ai due relatori che sono stati invitati e che sicuramente sono tra le persone più competenti per parlare di questo argomento, volevo, diciamo così, con una sola diapositiva, quindi non preoccupatevi, la diapositiva è una sola, e cerca, diciamo così, di illustrare quali sono, diciamo così, i giocatori in questa squadra, diciamo così, che è dedicata alla ricerca scientifica, alla ricerca sui farmaci, se vogliamo. Vedete qua che innanzitutto chi propone la ricerca, stiamo parlando soprattutto di ricerca sui farmaci. Di ricerca sui farmaci. Vedete che il promotore innanzitutto può essere un promotore profit o non profit. È chiaro che il promotore profit è quello che promuove una ricerca perché poi ne ha un ritorno economico, cosa che di per sé non è illegale, anzi è perfettamente legale e lecita, purché sia condotta secondo regole corrette. Ecco, un primo punto è che se dobbiamo sradicare un grave problema che riguarda il processo di approvazione dei farmaci, bisognerebbe che finalmente l'autorità regolatoria non solo chiedesse delle prove di efficacia con quei famosi studi di non inferiorità, ma che venissero chiesti finalmente ed esatti degli studi di superiorità. Quindi non dovrebbe più essere richiesto solo la non inferiorità rispetto all'esistente, ma bisognerebbe finalmente esigere la superiorità. Questo è un primo punto ed è una causa che fino a che non viene risolta mette in difficoltà. Lo diciamo francamente, io sono anche componente e attualmente anche presidente del comitato etico di questa azienda ospedaliera universitaria, è un problema, no? Perché se la legge accetta gli studi di non inferiorità e non pretende prove di superiorità, sia i comitati etici che i ricercatori sono in difficoltà, perché se pretendono qualcosa che non è previsto per legge, c'è poco da fare, una cosa legale non può essere proibita, punto primo. Poi ci sono gli studi non profit, è chiaro che qui si aprirebbe un grandissimo capitolo, bisognerebbe fare un incontro solo su questi. Gli studi non profit sono quelli che sono promossi per esempio da società scientifiche, da società che non portano interessi economici diretti, ma che sono semplicemente rivolti a trovare quale tra due terapie è la migliore. È chiaro che di solito le case farmaceutiche non sponsorizzano questo tipo di studi, quindi promuovere la ricerca non profit, purché la ricerca non profit sia ricerca profit mascherata, è sicuramente uno degli obiettivi della sanità pubblica, a mio modo di vedere, e sicuramente i comitati etici devono in qualche modo, no, fare la loro parte per favorire e aiutare la ricerca non profit. Il promotore presenta al comitato etico, il comitato etico deve dare un parere che dà pubblica garanzia sull'eticità, sulla scientificità e anche sull'ottemperanza a tutte le leggi vigenti, quindi non c'è solo l'eticità, la scientificità, ma anche l'ottemperanza a tutte le leggi vigenti. Quindi la garanzia viene data, vedete, ai cittadini pazienti, che in fondo sono soprattutto le persone a tutela delle quali noi operiamo come comitato etico, ma poi anche l'autorità regolatoria. No. Quindi vedete che ci sono già diversi attori in campo, soprattutto vedete che c'è anche l'azienda ospedaliera universitaria, l'azienda ospedaliera universitaria, in particolare la farmacia, questa che è una grossa azienda ospedaliera universitaria, ha anche una struttura che è l'Investigational Drug Service, che fa un po', diciamo così, da CRO interna per gli studi promossi, studi non profit, promossi dalla stessa azienda ospedaliera universitaria. Quali sono i conflitti in gioco? Allora, innanzitutto l'ha già stato detto stamattina, non solo economici, quelli più evidenti delle aziende farmaceutiche, è chiaro, no? Che non è il caso di discutere, ma esistono anche altri conflitti, conflitti personali, conflitti anche istituzionali. Perché il comitato etico è indipendente? Perché deve essere indipendente anche dall'azienda ospedaliera universitaria in cui opera. Perché è chiaro, no, che la sperimentazione porta dei fondi, giustamente, perfettamente leciti, non c'è nulla da dire, purché i canali siano corretti, all'azienda ospedaliera dove si svolge la sperimentazione. Ed è per questo che almeno la metà o un terzo dei componenti del comitato etico deve essere esterno all'azienda ospedaliera. L'azienda
ufficio del comitato etico, ma il comitato etico di fatto esprime un parere terzo rispetto alla stessa azienda ospedaliera. Questo conflitto molto spesso viene sottaciuto, ma è importante che si sappia che esiste anche questo. Dopodiché appunto c'è l'autorità regolatoria, che è un po' il garante nazionale e da cui noi veniamo ispezionati. Noi sono, non sto a tediare con tutte le varie procedure, ma vedete com'è complesso il campo e come il conflitto non sia solo quello economico dell'azienda farmaceutica. È chiaro che il compito di un comitato etico che voglia veramente dare pubblica garanzia della tutela dei pazienti deve tenere presente di tutti questi dettagli, se vogliamo, ma anche deve tenere presenti quali sono le leggi vigenti che riguardano la promozione dei farmaci. Non si può proibire qualcosa che è previsto dalla legge. Questo intendo affermarlo proprio decisamente con forza. Allora cambiamo la legge se la legge non va.